Italicum è un problema, evidentemente è una legge nazionale che riguarda il sistema elettorale della Camera, però in realtà per esempio penalizza secondo me anche lì gli enti locali, perché se la scelta dei parlamentari avvenisse dal basso, cioè avvenisse attraverso i cittadini con la preferenza, gli enti locali avrebbero, i loro rappresentanti, avrebbero molto più spazio nelle istituzioni romane, e sarebbe giusto questo, sarebbe giusto perché chi va a Roma è opportuno che sappia di cosa parla, e per sapere di cosa parla è meglio che sia stato almeno consigliere comunale. Invece con un sistema come l'Italicum, che da un lato consente la governabilità, e questo è positivo, qualcuno vince e governa, e quindi può fare le cose. L'aspetto deleterio è quello appunto che la gran parte, la quasi totalità di chi entra in Parlamento verrà deciso direttamente dai partiti, e quindi questo facilmente potrebbe abbassare la qualità media di chi entra in Parlamento. Ecco, senta Tosi, se fosse al posto di Zaia oggi cosa direbbe riguardo alla questione profughi? Ma direi che prima di tutto bisogna essere coerenti, e quindi come regione non devi andare il 14 luglio dell'anno scorso in conferenza Stato-Regioni, anzi scusate, il 10 luglio per la precisione dell'anno scorso, in conferenza Stato-Regioni, a dire sì, dateli anche al Veneto, perché questo è successo il 10 luglio scorso, perché il 10 luglio scorso tutte le regioni d'Italia, tutte d'accordo, hanno accettato di spartirsi 150.000 fra profughi e clandestini, Veneto compreso. E quindi bisogna essere coerenti, perché dopo non puoi dire noi diciamo no, hai detto di sì. Quello che va fatto è, uno, pretendere, e questo lo diremo anche domani al Ministro Alfano, che almeno quelli che sono già qua lavorino. Uno non può stare qua a gratis e non far nulla, uno deve venire qua, se è qua, taglia l'erba, fa lavori di utilità sociale gratis per il comune che lo ospita, e questo è un primo dato. L'altro è, siccome l'Europa si rifiuta di considerare il problema a livello europeo, gli si dà, perché la legge lo consente, il permesso di soggiorno umanitario a tutti, ne arrivano 1.000 a 1.000, ne arrivano 10.000 a 10.000. Col permesso di soggiorno umanitario girano per 3 mesi liberamente per tutta l'Europa. Quando cominciano a girare per l'Europa, forse l'Europa si accorge del problema.